Nella via nel cuore di Palermo dedicata a Ruggero VII, che fu ammiraglio della Marina Borbonica, poi diventato statista indipendentista, è stato allestito il gazebo di Io non rischio, curato dai ragazzi e dalle ragazze della Croce Rossa. Il nostro collega Alfredo Mannella qui ha incontrato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Girolamo Bentivoglio Fiandra, che ha parlato dell'importanza di manifestazioni come Io non rischio. Oggi siamo qui per in qualche modo partecipare attivamente alla settimana dedicata alla protezione civile. Non potevamo non essere presenti nel centro di Palermo per cercare di sensibilizzare, avvicinare e rendere partecipi i cittadini alle attività della protezione civile come sistema nazionale, insomma, mette in campo quotidianamente e alle necessità, alle problematiche che interessano il territorio del comune e della provincia di Palermo. Normalmente il sistema nazionale di protezione civile e locale mette in campo risorse e uomini che sono finalizzati proprio a cercare di mitigare i rischi e ridurre la frequenza di accadimento dei rischi e nello stesso tempo di intervenire in caso di necessità nella gestione dell'emergenza. Non dimentichiamo che facciamo tutti parte del sistema di protezione civile, quindi cittadini più consapevoli e informati sui comportamenti giusti da adottare e sul territorio, le criticità del territorio, sono cittadini più sicuri e che si adoperano per rendere più sicuri anche gli altri. Buongiorno, sono Sandra, referente di piazza Io non rischio. Siamo a via Ruggero VII e abbiamo adottato anche quest'anno la campagna di protezione civile per divulgare alla popolazione le buone pratiche relative a tutte la piazza digitale, l'una pure la con cui i nostri cittadini possono, dicendo anche il luogo in cui abitano, accedere al punto di evacuazione, e questa è la parte relativa, questi sono sempre i vari pannelli divulgativi in merito all'alluvione, e questa è la parte relativa alla piazza digitale. E qui, come dicevo, i nostri cittadini possono, dicendo il nostro loro luogo, diciamo, di abitazione, possono accedere al piano di evacuazione. Questo è appunto il nostro punto, che si trova in via Ruggero VII, e ci saranno poi qui i nostri volontari formati con i quali poter colloquiare e poter appunto insieme e scambiarci queste informazioni. Vi aspettiamo numerosi, 14 e 15 a Londra.